Marsala, domani mattina i funerali del maresciallo Silvio Mirarchi, oggi l'autopsia. Trapani, operazioni antidroga della polizia, notificate 8 misure cautelari. Roma, presentata la quinta edizione di Blue Seal, è in appuntamento a ottobre a Mazara. Edice, è iniziata ieri la festa federicina e con le iniziative in programma fino a domenica. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Si terranno domani i funerali del maresciallo dei carabinieri Silvio Mirarchi, particolari nel servizio. Si svolgeranno domani mattina i funerali di Silvio Mirarchi, il 54enne maresciallo dei carabinieri deceduto l'altro ieri pomeriggio a seguito delle ferite d'arma da fuoco riportate durante un servizio di perlustrazione nelle campagne di Marsala. I funerali avranno inizio alle 11 e si terranno in forma solenne presso la chiesa madre della città lillibetana alla presenza, tra gli altri, del comandante generale dell'arma dei carabinieri, il generale Tullio Del Sette. Oggi pomeriggio, intanto, sul corpo del maresciallo capo verrà effettuata l'autopsia disposta dall'autorità giudiziaria, mentre stasera presso la chiesa dei Salesiani, sempre a Marsala, verrà allestita la camera ardente. Nel frattempo proseguono serratissime le indagini dei militari dell'arma del nucleo investigativo e della compagnia lillibetana. Si trova tuttora rinchiuso nel carcere San Giuliano di Trapani il presunto gestore delle serre, nei pressi delle quali nella notte tra martedì e mercoledì scorsi Mirarchi e un collega stavano effettuando un servizio di perlustrazione alla ricerca di droghe, nei pressi delle quali lo sfortunato carabiniere è rimasto ferito. Si tratta del 54enne Francesco D'Arrigo di Partinico, che deve rispondere di coltivazione di canapa indiana. Gli inquirenti dovranno accertare eventuali responsabilità dell'uomo in merito a quanto accaduto. L'obiettivo è ovviamente capire chi abbia sparato al maresciallo Mirarchi. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, quella secondo la quale il carabiniere possa essere stato scambiato per un ladro da coloro che stavano facendo da guardia alle serre. Non si escludono però attualmente altre piste investigative. Incidente mortale in provincia di Trapani. La notte scorsa un partanese di 65 anni ha perso la vita a seguito dello scontro tra il trattore che guidava e un'auto. L'incidente si è verificato poco dopo le 5.30 al chilometro 51.800 della strada statale 188 in territorio di Partanna. Le dinamiche dell'impatto sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine. I mezzi, forse a causa della presenza di zolfo sul trattore, hanno preso fuoco. Il 65enne sarebbe morto sul colpo, mentre il 38enne castelvetranese alla guida dell'auto è stato ricoverato all'ospedale di Castelvetrano. Operazione della polizia a Trapani contro il traffico di droga, i particolari nel servizio. Maxi operazione di droga questa mattina in provincia di Trapani da parte degli agenti della sezione antidroga della squadra mobile del capoluogo, che hanno notificato 8 misure cautelari ad altrettante persone accusate del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. I provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo e sono stati notificati dalla polizia al 38enne Gaspare Massimiliano Salafia, al 40enne Michele Salafia, alla 25enne Valentina Margherita Peraino, al 37enne Maurizio Salafia e ancora alla 36enne Francesca Incarbona, al 32enne Giuseppe Acabo, al 31enne Pietrino Cherchi e al 26enne Giuseppe Cherchi. C'è anche un nono indagato, ma al momento risulta irreperibile. Per tutti gli indagati l'autorità giudiziaria ha disposto il divieto di dimora nel territorio delle province di Trapani e Palermo. Le indagini, fanno sapere dalla polizia, traggono origine da un'articolata attività avviata dalla squadra mobile e coordinata inizialmente dalla Procura di Trapani. Attività finalizzata alla repressione di reati in materia di stupefacenti commessi da alcuni giovani, alcuni dei quali già gravati da precedenti specifici operanti nel capoluogo e nei comuni limitrofi. In oltre 2 anni di indagini la polizia è riuscita ad avere una mappatura completa di come si svolgesse lo spaccio di droga, soprattutto nel quartiere Milo, dove sarebbe stato avviato un vero e proprio supermarket a cielo aperto di stupefacenti. La polizia avrebbe individuato
individuato due gruppi criminali, uno facente capo a Massimiliano Salafia e l'altro a Giuseppe Acopo, gruppi che avrebbero comunque collaborato, per così dire, nella fiorente attività illegale. I due indagati, secondo quanto accertato dagli agenti, si sarebbero serviti di amici fidati e familiari per distribuire la droga sul mercato e non solo. Un'organizzazione certosina che adesso sarebbe stata quindi scoperta e fermata dalla polizia con l'operazione odierna denominata 20 di Scirocco. Il 10 giugno la senatrice trapanese del Partito Democratico Pamela Orù sarà a Pantelleria, dove incontrerà il sindaco Gabriele. Il governo nazionale è al fianco di Pantelleria, ha dichiarato la senatrice. In queste ore il ministro Galletti e il ministro Martina sono stati in contatto costante con il sindaco di Pantelleria nella fase più difficile di questa emergenza. Chiederò, prosegue la senatrice trapanese, al ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti che insieme all'istituzione del Parco Nazionale si arrivi al più presto all'approvazione del disegno di legge Isole Minori e le misure fiscali da me proposte per sostenere il recupero attraverso le imprese agricole e turistiche. E Giuliano Panierino, il nuovo comandante della Polizia Municipale di Campobello di Mazara, lo ha nominato il sindaco Castiglione a seguito dell'espletamento di una procedura di selezione pubblica. Il nuovo comandante, che già dal mese di gennaio scorso ricopriva il ruolo di responsabile del corpo, va dunque a sostituire il dottor Pietro Pantaleo, che sino al 31 maggio è stato dirigente del settore ad interim. Subito dopo la nomina, il sindaco Castiglione ha incontrato Panierino, che comunque fa parte della Polizia Municipale di Campobello dal 1996. La nave scuola Amerigo Vespucci domenica arriverà a Trapani in una tappa della campagna navale organizzata in occasione dell'85 anniversario dal varo della nave. Alle 14.30 il comandante della nave, capitano di vascello Curzio Pacifici, terrà una conferenza stampa a bordo del veliero alla presenza delle autorità locali. Per l'occasione verrà presentato il programma della sosta prevista fino alla mattina del 7 giugno. È stata presentata nei giorni scorsi a Roma l'edizione 2016 di Blue Sea Land, il servizio. Blue Sea Land è sicuramente uno scenario particolare, speciale, che può contribuire attraverso il dialogo, attraverso la discussione, attraverso il dibattito scientifico, attraverso le esperienze che si maturano nei suoi laboratori, e questa nuova filosofia, questa nuova mentalità, quella di salvaguardare il pianeta attraverso il risparmio delle risorse naturali, la tutela delle risorse naturali a cominciare dall'acqua. È una grande operazione di marketing, ma anche una grande operazione internazionale che fa vivere alla Sicilia in quei giorni l'essere naturalmente una terra globale, ovvero si incontrano i paesi del Mediterraneo assieme a quelli africani e del Medio Oriente, e per 5 giorni la Sicilia è la casa comune di una globalizzazione dei popoli ma anche delle economie. Il mare è ciò che ci identifica, ciò che ci dà una cultura comune. Il Mediterraneo non è solo, diciamo, un'acqua che bagna le nostre coste, è una civiltà che entra, è dentro le nostre vene, fa parte della nostra identità, della nostra cultura. Ed è proprio il cibo, diciamo, lo strumento che parla una sola lingua, che non ha bisogno di interpreti, perché il gusto, la qualità dei nostri cibi, dei nostri prodotti, ciò che ci dà la terra e il mare, sono gli strumenti che ci fanno identificare e conoscere in tutto il mondo. Ecco perché io sono grato agli organizzatori di Blue Sea Land, perché la quinta edizione, spero che questa sarà anche la più bella rispetto anche a quella degli anni precedenti, che è stata sempre una manifestazione ricca e intelligente. Sono molto contento e felice di essere stato invitato a questa manifestazione, a questa presentazione, soprattutto di aver sentito che si parla di economia blu legata alla terra e quindi conseguentemente di economia verde. Sono molto felice, lo ripeto, di essere stato invitato e di aver sentito le cose che ho sentito, che sono state le cose eccezionali, quindi penso che faremo di tutto, che farò di tutto per essere presente.
Il Consiglio Comunale di Marsala è stato convocato per giovedì 9 alle 16.30 e venerdì 10 alle 10.30. All'ordine del giorno sono stati iscritti 46 punti, tra questi l'approvazione del regolamento comunale concernente l'istituzione della consulta comunale per l'agricoltura, l'approvazione del regolamento del cerimoniale utilizzo del gonfalone. Sono previsti poi il riconoscimento di una serie di debiti fuori bilancio, ordini del giorno e mozioni. Con una ordinanza del sindaco di Paceco, Biagio Martorana, è stato disposto il taglio dei rami e degli alberi che in caso di caduta possono interferire con l'infrastruttura ferroviaria, creando un possibile pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione del pubblico esercizio ferroviario. L'ordine è rivolto a tutti i proprietari o detentori di aree confinanti con i tracciati della ferrovia. È stata la Direzione Compartimentale di Palermo di Rete Ferroviaria Italiana, si legge in una nota, a richiedere espressamente al Comune di Paceco l'emissione di una ordinanza contingibile ed urgente. Proseguono a Tonnarella le operazioni di pulizia da parte di uomini e mezzi del comune di Mazara, il servizio integrato dalle operazioni di pulitura con rimozione della posidonia spiaggiata e stoccaggio nell'appositaria autorizzata dall'assessorato regionale territorio e ambiente. Tale servizio è stato aggiudicato dal comune a seguito di bando di manifestazione di interesse. L'impresa Evola Vito di Mazara. Il servizio di rimozione della posidonia è già stato avviato e durerà circa una settimana. Il prossimo 17 giugno si procederà all'apertura delle offerte per la realizzazione dei lavori di sistemazione e arredo urbano dell'area compresa tra la via Emilia Romagna e via Veneto a Mazara. Lo ha reso noto oggi il vice sindaco Silvano Bonanno. Il progetto prevede tra l'altro il ripristino della pavimentazione stradale, la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione ed ancora il ripristino del sistema fognario e la collocazione di piante e pannelli in ceramica. L'importo a base d'asse dei lavori è di circa 42.000 euro. È stato recuperato e riqualificato il convento dei Minimi di San Francesco da Paola a Castelvetrano, che è stato intitolato allo storico dell'arte Giuseppe Basile, venuto a mancare 3 anni fa. Il centro culturale polivalente Basile diventerà il più importante centro culturale della città, si legge in una nota. Nuovi orari di apertura per tutto il mese di giugno all'ex stabilimento Florio di Favignana, il cui ingresso è possibile dalle 10 alle 17 tutti i giorni della settimana. Dal mese di luglio e fino al mese di settembre invece l'apertura sarà garantita dalle 10 alle 13.30 e poi ancora dalle 17 alle 23.30. Nel mese di ottobre l'orario ritornerà come quello di giugno dalle 10 alle 17. Ha preso il via ieri e ieri c'è la festa Federicina 2016 il servizio. Ha preso il via ieri la terza edizione della Festa Federicina 2016. La manifestazione è entrata nel vivo con l'entrata a cavallo di Federico III d'Aragona, re di Sicilia, e la moglie Eleonora. Il corteo, composto da musici, sbandieratori, cortigiani e popolani, è partito da Porta Trapani per raggiungere Piazza della Loggia per la consegna delle chiavi da parte dei nobili della città di Erice. Poi la festa di benvenuto in Piazza della Loggia, seguita da tanti turisti che da ieri hanno invaso il borgo medievale. La rievocazione storica è organizzata, come si ricorderà, dall'associazione Tradumari con il patrocinio del comune ericino e della fondazione Erice Arte. I turisti presenti nel borgo medievale hanno visitato il villaggio della Giullaria, poi il mercato medievale e hanno assistito infine agli spettacoli di fuoco. Quello della serata è stato il convivio regale con danze e giochi di fuoco, dove sono state servite anche tipiche pietanze medievali di Erice. Le iniziative proseguiranno anche oggi e domani e si concluderanno infine domenica prossima.
Le ACLI di Trapani organizzano la manifestazione Sport e Salute a 361 gradi, un fine settimana di iniziative per promuovere l'attività fisica ed un corretto stile di vita. Il primo appuntamento si terrà domani alle 9.30 al centro pastorale della chiesa di Sant'Alberto con un seminario sul tema Costruire insieme la nostra salute. Il secondo appuntamento, denominato A Spasso con la Salute, si svolgerà domenica mattina. I partecipanti si raduneranno alle 9.30 al campo sportivo Buonacerami a Rilievo per una camminata in mezzo alla natura. Ha fatto tappa questa mattina a Mazara del Vallo il Giro di Sicilia, la manifestazione internazionale di auto d'epoca partita ieri da Palermo. Gli oltre 150 equipaggi sono passati a Piazza della Repubblica. L'assessore alle politiche comunitarie Vito Ballatore ha portato il saluto della città ai partecipanti. La competizione storica terminerà il suo tour domenica. E chiudiamo con una nota di vela: prenderà il via domenica da Sidi Bou Said la quinta edizione della manifestazione velica Trofeo dell'Amicizia Mazar del Vallo Sidi Bou Said. La manifestazione quest'anno prevede la regata d'altura con un percorso inverso, cioè da Sidi Bou Said a Mazar del Vallo. All'evento sportivo parteciperanno più di una quindicina di imbarcazioni tunisine e siciliane. A Mazar, nella giornata di lunedì, è prevista la visita della città e l'incontro con rappresentanti istituzionali. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.